In questo nuovo numero di Limes ci occupiamo degli stati profondi. Che cosa sono gli stati profondi? Noi abbiamo definiti gli abissi del potere. Sono tutte quelle strutture necessarie al funzionamento della macchina statale e dunque alla realizzazione dell'azione di una potenza, che sia una nazione, un impero, nello spazio geografico. Ciò che intendiamo come stato profondo non ha niente a che vedere con il complottismo tipico che riguarda a volte questa espressione. Non ci sono in questo numero necessariamente poteri deviati piuttosto che incredibili congetture che riguardino l'organizzazione clandestina del mondo, ma semplicemente gli apparati, le burocrazie, i funzionari, gli analisti, tutti coloro che gestiscono per artigianato, per mestiere, per consuetudine la macchina statale, coloro che consentono a qualsiasi potenza di essere tale nel lungo periodo e non soltanto nel brevissimo periodo della politica. Questa è l'idea da cui siamo partiti, ed è un'idea che consideriamo particolarmente necessaria ed importante in questa fase storica, che viene raccontata come epoca dei leader, sembra di vivere nell'epoca delle grandi personalità. Allora, mentre noi siamo convinti esattamente del contrario, siamo altrettanto convinti che i fatti danno ragione a chi si concentra invece sugli apparati piuttosto che sul carattere estemporaneo della politica, vogliamo riuscire a comprendere perché le nazioni, perché gli imperi agiscono in un certo modo e chi sono coloro che ne custodiscono i propositi di lungo periodo. Ovviamente in tutte quelle nazioni, in quegli imperi dove esiste uno Stato, dove c'è un'organizzazione tale che poi consente per l'appunto la realizzazione della politica interna e della politica estera. In questo numero, diviso in tre parti, come classica ripartizione di Limes, ci concentriamo nella primissima parte, la dedichiamo a tutte le grandi potenze e ai loro abissi. Quindi partiamo dagli Stati Uniti per attraversare la Cina, per attraversare la Russia, così la Francia, piuttosto che Israele, tutte le altre grandi potenze del pianeta per capire quali sono gli intendimenti di lungo periodo custoditi per l'appunto nel ventre dello Stato, nello Stato profondo e quali sono le differenze all'interno degli Stati profondi, perché gli Stati profondi per l'appunto non sono monoliti, hanno fazioni anche concorrenziali spesso che si scontrano fra di loro e crediamo che questo è un altro punto fondamentale di questo numero, che convenga sempre studiare maggiormente quelle che sono le fazioni, le correnti, gli scontri dello Stato profondo, piuttosto che quelli che sono invece gli scontri politici, o perlomeno non soltanto gli scontri politici, ma andare sotto l'epidermide a cercare quelli più nascosti, anche clandestini, surrettizi, che però decidono l'andamento e l'incedere di una potenza dagli Stati Uniti, dicevamo, in giù, attraverso tutte le grandi nazioni del pianeta che ne del pianeta appunto che ne condizionano gli eventi. Anche la Cina, dove l'apparato sembra essere perfettamente concordante con il partito, piuttosto che Russia, in cui ci chiediamo se esiste vita dopo Putin, se Putin è veramente lo zar della Russia oppure è un amministratore delegato incaricato da altri di fare un mestiere molto complesso. Nella seconda parte, dallo studio della tassonomia classica degli stati profondi, passiamo allo svolgimento, ovvero come le varie burocrazie, gli apparati del pianeta interagiscono fra di loro, quindi non soltanto a livello interno, ma proprio fra di loro, fra colleghi stranieri, spesso bypassando del tutto la politica, anche se a noi non sembra, una politica che prova, ed è certamente importante per essere il sismografo di ciò che avviene nella pancia del paese, ma come poi gli apparati riescono a stemperare quelle che sono le istanze che considerano o nocive per l'interesse nazionale, perché molto estemporanee, o semplicemente troppo flebili per essere prese in considerazione nel lungo periodo, e come questa declinazione poi appunto si trasformi, questo è l'oggetto della nostra seconda parte, in interazione con altri apparati, per cui spesso assistiamo a guerre che sono guerre di apparati, cioè prendiamo il caso di Stati Uniti e Russia, se fosse per l'attuale presidenza, così come lo era per la presidenza Obama, gli Stati Uniti dovrebbero avere un rapporto perlomeno buono con la Russia in questa fase, che invece mantengono di grande ostilità, proprio perché fra apparati ci si confronta in maniera differente rispetto alle esigenze della politica. È evidente, questo è l'altro grande tema del numero, che stiamo raccontando un deficit democratico in quei paesi, per l'appunto, che democratici almeno si pretendono, nei quali la volontà popolare poi si scioglie, o perlomeno viene stemperata, come dicevamo, attraverso i filtri degli apparati, che ne rappresentano un limite, inevitabilmente, quindi per l'appunto uno scarto antidemocratico. Proviamo a capire perché anche in paesi che sono democratici, almeno nella loro definizione, questo viene del tutto tollerato. Il caso classico è quello degli Stati Uniti, dove
dove nonostante lo sbraitare dell'attuale presidenza piuttosto che di leader passati, questa condizione è considerata perfettamente normale perché serve comunque al proposito ultimo sul quale sono tutti concordi, politici ed opinione pubblica, cioè mantenere gli Stati Uniti come numero uno del mondo. E allora anche uno scarto democratico, anche un deficit di questo tipo evidentemente è utile al perseguimento di tale obiettivo. L'ultima parte del numero è una parte tutta italiana. Non abbiamo certamente voluto tralasciare lo Stato profondo italiano, anzi l'abbiamo voluto scandagliare fino in fondo, dedicandoci prima a comprendere che cos'è la burocrazia italiana, questo suo carattere inossidabile, ma è anche grande mestiere, perché un elemento che emerge da questo numero ed è certamente vero che gestire la macchina dello Stato è molto complicato e sostituire anche una classe così malvista in alcuni casi, anche dall'opinione pubblica, come la classe burocratica è molto difficile. Perché tende ad essere spesso insostituibile in Italia come altrove. Quindi ci chiediamo se, questo è un articolo che troverete nella parte italiana, può essere considerato addirittura il Quirinale, lo Stato profondo italiano, specialmente in questa fase, una fase peraltro in cui, come classico, come accade in ogni paese, la politica si scontra con gli apparati in Italia come altrove, e poi proprio su questa falsariga ci occupiamo dell'apparato forse per eccellenza, quando si tratta di Italia, ovvero la magistratura. Capire quale ruolo svolge, che è un ruolo che a volte va oltre anche le sue prerogative più strette, quelle canoniche in assoluto, ma che comunque è funzionale, come capita, ripeto, in altri paesi, allo svolgimento della macchina statale. E da ultimissimo c'è un ritratto di Gianni Letta che viene raccontato come un esempio di uomo a cavallo tra la politica e gli apparati, tra chi conosce benissimo le dinamiche elettorali e politiche, ma anche quelle della burocrazia, dello svolgimento della macchina statale e della sua organizzazione.